Il giorno zero è quello in cui tutti i partecipanti, noi compresi, raggiungiamo il punto di ritrovo dalle nostre case. Chi parte da solo, chi fa gruppo con gli altri ragazzi, in ogni caso è un viaggio molto emozionante perché abbiamo aspettato mesi per iniziare il Wild Capo Nord, abbiamo curato la preparazione della moto, pianificato il tutto, scelto l'equipaggiamento per il bivacco, l'abbigliamento tecnico. E adesso il grande giorno è arrivato, per cui anche se sono chilometri di autostrada, l'emozione cresce ora dopo ora. Facciamo questo tour dal 2020, l'abbiamo inaugurato in piena pandemia e da allora accompagniamo due gruppi, uno a luglio e uno ad agosto, a conquistare Capo Nord, coltivando l'amore per il bivacco avventura, la natura, lo spirito di squadra, fare gruppo, amicizia e collezionare ricordi ed emozioni indelebili nel tempo. L'orario di incontro è fissato per il primo pomeriggio e non vediamo l'ora di conoscere i 19 partecipanti che faranno da protagonisti al Wild Capo Nord di luglio 2023. Capo Nord in moto, uno dei viaggi più belli del mondo. 10.000 chilometri, 11 paesi, infinite emozioni. Ma attento, non farti ingannare dai paesaggi mozzafiato, dalle strade bellissime e dalla magia di quell'iconico globo, perché il Wild Capo Nord è molto, ma molto di più. Wild Capo Nord significa passione per la natura e per il bivacco avventura. Ci laveremo nei fiumi e cucineremo scaldati da un falò. Conquisteremo Capo Nord stringendo nuove importanti amicizie. Realizzeremo un sogno in moto, condividendolo con altri appassionati. Faremo gioco di squadra, risolveremo imprevisti e vivremo un'avventura che renderà questo viaggio a Capo Nord unico ed indimenticabile. Ma adesso goditi questo nuovo episodio e se vuoi approfondire, vieni a conoscere il Wild Capo Nord agli Open Day che abbiamo organizzato presso Motoviaggio Store. Trovi tutte le info in descrizione. Partenza 5 di mattina, orario arrivo previsto a mezzogiorno e mezzo, ma ci aspetta un po' di pioggia, ci aspetta anche un paio di soste, forse tre, quindi ci uniremo ai ragazzi, secondo me alle due e mezzo siamo su. L'incontro è previsto per le tre, quindi non vi tediamo con l'autostrada dei primi chilometri. E ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno a tutti. Sono entrato in autostrada proprio adesso. Sono le 5:20. Ci sono 23 gradi. E sarà più o meno così per le prossime 9 ore, quindi ci vediamo alla prossima sosta. A dopo. Usciti da Innsbruck è spuntato pure il sole, quindi siamo abbastanza contenti. Non soltanto, adesso ci aspetta la parte più bella della giornata, che è il Fernpass, che tra l'altro col sole non è niente male, ma comunque ci sono 24 gradi, quindi non né troppo caldo né troppo freddo. Siamo. Volevo fare una domanda. A posto. A posto siamo. È quasi un anno e ci prepariamo a questo giorno. Come mai sono tutti in ritardo? Perché non si sono preparati bene. Ci sentano non essere l'ultimo. Insomma, non è una bella sensazione. Mi andava di rompere un po' i coglioni. Ci Adesso dico le parolacce. Sì, dille, dille. Birra stasera. Primo giro di birra e l'oro. Primo giro di birra. Da bere a tutti stasera. Sono tutti in ritardo. Ma che è successo? Sì. Sei sul Fernpass che c'è un inferno. Sono tutti in ritardo.
Pensa che c'è chi arriva in anticipo e non c'ha la stanza. Pensa. Colpo basso. No, c'era casino per strada, sicuramente non è colpa loro. Buono, ecco il primo giorno. Vero? Me l'aspettavo da te. Successo di tutto, ora ti racconti. Apocalisse. Buongiorno. Sei? Ben arrivato, Sergio Delle Guzzi. Ciao Sergio. Bene. Ci sei fatto. Ciao Fabio. Ciao Michele, ciao. Luciano. Ma hanno detto che ti sei già giocato un jolly oggi, eh? Eh sì, già uno è andato. E uno è andato. E vabbè, ma dai, il primo giorno. Quanti ce n'hai di jolly? Uno al giorno. E uno al giorno, sono 22, quindi a voglia di tempo. Uno qualche giorno, no? Ho giocato dalla punta più bassa della Sicilia, Modica, al punto più alto d'Europa. Come lo chiamiamo questo traguardo? Capo sud a capo nord. Da capo sud a capo nord. Sì, sì. Facciamo un brindisi quando arrivi su al globo. Certo. Quanti chilometri sono da casa tua fino a su esattamente? Andata e ritorno circa 12.000 e passa, quindi una bella sfida. Grandissimo. Dopo il passo, il diluvio universale. Sì, è dall'83 che non prendo acqua in moto io. Sai, moto viaggiatore intelligente parte col sole, no? Comunque il moto viaggiatore intelligente non esiste, perché il moto viaggiatore intelligente prende la macchina. Quanto prendi a viaggio? Non so se ti interessa. Fine colonna, inizio colonna. Per noi dici? Col percorso. Quanto è tipo alluminio questo? È alluminio. Quanta sete avete? Quanti stanchi siete? Oh, dov'è lo stinco? Dov'è lo stinco? Lo stinco? Di che? Nel senso, l'osso? Pizza caprofetta. In Germania. Però è fatta da un italiano, sì, dai. Sì, ma la cera è bella, dai. C'era delle pizze che passano, è bella. Io sono andato su tranquillo, Margherita, volevo essere sicuro di non avere sorpreso. Partire dalle basi, Ciao! Ha trovata la lampadina? Non ancora, me la trovo a Jonathan. Guarda, qui ce n'è una se vuoi. No, così no, Sto servendo, sto portando le posate adesso. Guarda, basta, così. Ce la facciamo? Ha trovato l'osso? Ce la facciamo? Per trovare l'osso? Sì. Dipende di caccia al terrore, allora. Che osso ci sta parlando? Facciamo caccia al terrore. Ma che osso? Si parla di Osman. Si parla di Osman. Ma parla di Osman. Di Osman. Si parla ancora di Osman, sì. È una questione un po' irrisolta stasera. Sei preoccupato? No. Sì. Io sono preoccupato per la pizza che ha preso. Hai preso? Ti stai a perdere una cosa. Ah, vabbè. Io non ho capito. Hai preso da mangiare. Ho portato l'orecchio al telefono, poi non ho capito. Hai preso da mangiare. Mi sono affidato a Marcello. Hai preso da carbonara. Panne prosciutto. Carbonara, panna e prosciutto. Panna e prosciutto. Hai preso da mangiare? Una bella prosciutto e fumi. E tu? Capricciosa. Insomma, dopo ci dirai com'è la roba da mangiare. Io ci devo dormire insieme. Hai fatto. Andiamo ragazzi. Brindisi. A che si brinda, Daniele? Daniele, a che si brinda? A che si brinda? Come che si brinda? Mo che torna lo faccio vedere. Io brindo allo speck e panna, è la prima volta che sento in vita mia. La storia è questa. Daniele ha scoperto che sul menù qua in Germania c'è un piatto, anzi no, non c'era la carbonara, è andata a complimentarsi con i ragazzi del ristorante dicendo: ragazzi, complimenti che non avete messo la carbonara. E lui gli ha detto: no, aspetta, c'è. E quali sono gli ingredienti della carbonara in Germania? Speck,
e panna. Almeno fa finta di metterci un po' di pecorino. Uovo, speck e panna, ragazzi. Daniele è contentissimo, guarda. Come ti senti? Affranto.